Wahey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndroLink91 e oggi siamo su Dragon Ball Z Kakarot. Ho accennato nel post delle community che appena finisce il Cell Game la serie si sposterà la domenica per lasciare spazio a Mystery Dungeon che è in uscita e anche a Snack World perché devo finirlo. Ed è un gioco che mi sta davvero prendendo parecchio, quindi non posso assolutamente oziare. 精神と時の部屋での修行を終えた悟空とご飯は疲労したOK, Goku e Gohan tornano a casa per riposarsi. Ci riposeremo per 3 giorni, questa frase me la sono sempre ricordata. Poi faremo 3 giorni di allenamento e infine ancora 3 giorni di riposo. Però Goku ha omesso. Non gli hanno fatto dire un particolare. Non è che l'ha omesso lui, è che non gliel'hanno fatto dire. Mi sembra che anche nel manga, ora non vorrei sbagliare, lui dice che nella stanza dello spirito e del tempo lui ha visto qualcosa. Ultime ore di pace, sì, infatti devo andare un attimino a vedere se posso potenziarmi leggermente. Ma Gohan è a livello 45, Goku al 44, com'è possibile? Non ho le medaglie però per farlo. Beh, vediamo un po' che vuole Cici perché sembra una cosa importante. Facciamo una gita in famiglia, in realtà non mi va. Sì. Ok, questa qui è una scena filler, quindi insomma hanno inserito anche le scene filler. Però non è necessario. Ecco della carne di coniglio surgelata. Vediamo un po'. Ah, ok, fatto. Andiamo la Cici, va. Insomma, è stata piuttosto veloce, però non vedo perché farle. Cioè, ti dà modo di esplorare e magari fare missioni secondarie. Però comunque sia, quando il gioco ti dice, per esempio, vai da Cell per affrontare il Cell Game, tu vai nella mappa, invece di andare subito da Cell, puoi fare un attimino qualche missione secondaria che vedi comunque sia segnata sulla mappa. Non vedo perché è per forza obbligatorio fare missioni tipo vai a cercare la carne congelata, la carne di qualità, il pesce. Sì, magari sai a che serve. Perché Cici ti cucina e con i pasti preparati puoi comunque sia aumentare la tua forza, i tuoi punti salute, queste cose così. Che hai cucinato, fa vedere. Ha superato i suoi limiti. Niente, ha cucinato. Guidare non gli piace per niente. Sì, della nuvola d'oro quando erano fidanzati. Nonostante ci siano sketch di Toriyama nei quali ha disegnato Cici che guida. Il che rende inutile questa parte. Non c'è papà, sono appena usciti. Cioè, lui e la mamma sono appena usciti. Che tempismo, eh. Ok. Beh, ci pensa Gohan, no? Memorite. Memori? No, memorite no. Non è un brutto modo di passare il pomeriggio? Ma non avete niente con cui divertirvi lì in mezzo alle montagne? Beh, sì, in mezzo alle montagne, in effetti. Per fortuna questa volta ce lo segna sulla mappa dove dobbiamo andare. Va bene, ho trovato i materiali, eccoli qua. Quindi, finalmente possiamo dare inizio al Cell Game. O almeno spero. Nel frattempo, poi mentre cercavo questi materiali, Gohan è salito al livello 46 perché mi attaccavano di continuo. Non riuscivo proprio ad andare avanti perché mi attaccavano di continuo. Gli androidi sono fatti così. Non li avevo ancora visti, Gohan. Sono come noi? Possiamo dire? Ok. Il chip credo che i materiali che mi ha fornito si integra alla perfezione. Lo inseriamo nel cranio e muore. Ah no, e voilà. Cioè, la prima cosa, ricordi il tuo nome?
Soka. Canzone registro di Mario. Sì. Ok. Vediamo un po'. Ti ricordi qual è la tua missione? Sterminare Goku e tutta la sua stirpe. Gohan, figlio di Goku, quindi lui sapeva del figlio di Goku. Certamente, sì. Che il mio obiettivo è Goku e nessun altro. Sente probabilmente il potenziale latente di Gohan. Potenziale che dovrebbe aver risvegliato. Ecco. Sell game? Col cavolo che lo facciamo. Prima ci vogliono scontri inutili. Dunque, lui fanno sentire bene gli animali. E Gon vuole diventare uno studioso esemplare, certamente. Ma tu vuoi davvero uccidere mio padre? Affermativo, è il mio unico ordine. Non ho altri scopi oltre a quello. Ah, è difettoso. Io odio la guerra, dato che sono un'arma, questo mi rende inutile. Ma se vuoi uccidere Goku... Dottor Gero mi ha creato con le sembianze di suo figlio. Lui era coraggioso e ardito, io no. Ma cosa? Ma che significa? Ma come vi presentate? Vogliamo solo quelle preziose pellicce. Beh, in effetti se ci pensate, Goku, cioè noi cacciamo gli animali per mangiarli, loro per le pellicce. Non è tanto diverso alla fine, perché è sempre che bisogna spogliarli. Vabbè, facciamo una cosa veloce, dai. Vabbè, insomma, abbiamo dato una lezione piuttosto esemplare a questi cosi. Non si possono neanche chiamare persone. Volevo valutare di persona le tue capacità di combattimento. Ok, però non c'è più bisogno, grazie a provvidenziale arrivo di quei bracconieri. Noi due non siamo così diversi. Il dottore si preoccuperà non vedendoci tornare. Cioè, se tu hai detto voglio testare le tue abilità in combattimento, abbiamo combattuto per 2 minuti? Neanche? Quindi alla fine. Perché non rimane a cena con noi? Vabbè, dai, su, lei rimane a cena con, che te frega. Ha un livello comunità altissimo. Android numero 16, molto buono. Oh sì, la guardia reale è stata decimata da un potente attacco di Cell. O meglio, la guardia reale è partita per eliminare Cell. Però Cell ovviamente si è difeso. Possiamo dire che Cell si è difeso. Quindi questa volta ha ragione lui. Che succede? Non potrei più tornare come eri prima di riunirti con Dio, vero? Le sfere del drago sono scomparse. Ovviamente Goku vuole riportare in vita le persone uccise da Cell. Ecco, ora appunto... va a chiedere... Così ci va tranquillamente? A questo punto va su Namek. Oh cavoli. Vi prego, ditemi che non è quello che penso che sia. Anche perché non è canonico. Vabbè, come un eroe anziano Mori. Quella persona è Dende. Quindi Goku torna con Dende sulla Terra. Perché va a prendere Gohan e Krillin? Va bene che conoscono Dende, però... E poi sono passati 3 anni e Dende non è cresciuto. Quindi come ha fatto Piccolo in 3 anni a diventare Piccolo? Così. Perché vi ricordo che quando è nato era grande come Dende. Però forse, essendo della famiglia demoniaca, può essere che sia cresciuto più velocemente? Può anche darsi. Quel biondino è Gohan. Poverino. È diventato un teppista.
Per prepararle ci vorranno circa 100 giorni, ma se usiamo quelle che sono tornate semplici sassi posso ripristinarle subito. Quindi Dende è più potente di Kami, del dio semplice, insomma, diciamo. Bene, iniziamo subito allora. Vabbè, suoni strani. Che poi non fa neanche un allenamento particolare, un allenamento, una specie di voto, qualcosa di particolare per diventare Dio. Va là e vai, divento Dio. Sì, va bene. Allora, voi divertitevi fino al giorno del Cell Game. Perfetto. Trova le sfere del drago ripristino. Cosa? Sul serio devo trovare le sfere del drago? Andiamo a cercare le sfere allora. Trovate tutte e 7. Due già ce l'avevo, quindi me ne mancavano solo 5. Bastava premere sul touch qui e selezionare dove era la sfera del drago e ci andavi direttamente. Quindi abbiamo anche Dende ora nella community. Parla con Dende quando sei pronto a combattere. Ah, oh, quindi ora c'è il Cell Game. E meno male, era anche ora. Sei pronto per lo scontro con Cell? Certo. Buona fortuna allora, grazie, ne avrò molto bisogno. Goku al 45, ecco, proviamo a raggiungere 45. Sorezore no omuaku o mune ni toki wa sugite iki. Chikyu wa unmei no 5 26 nichi o mukaeta. Yoshi, itte kukka. Kiitsukeru da zo Goku sa. しなねえでけれ。お、分かってさ。ご飯ちゃんは戦わねえんだろ。い、い、い、と。約束してけれ。ご飯ちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。あ。戦うかもしれねえんだ。ご飯ちゃんも。 Ma anche Cici che chiede se Gohan deve combattere. Che l'ho allenato a fare per divertimento? Potrebbe anche essere. È quasi ora. Vegeta è ancora nella stanza dello spirito e del tempo? No, è già andato, vedi. Non proprio. Che sono quei musi lunghi? C'è una brutta notizia. Ora, usando le sfere del drago, possiamo resuscitare molta gente con un solo desiderio. Ma chi è già stato resuscitato una volta non potrà tornare in vita, come con le vecchie sfere terrestri. Quindi... Ah, ok, loro già pensano che moriranno. Grande. Andiamo proprio alla grande, ragazzi. Quanto ci mettete? Tranquilli, su. Vieni anche tu, Krillin. Beh, tu che dici? Quindi Dende ha ricreato le sfere, però non possono resuscitare più di una volta le persone che sono già morte. Diciamo che questo qui è rimasto invariato. Quindi alla fine l'unica cosa migliore sono i tre desideri. Mancano solo 20 minuti all'inizio del Cell Game, dove si deciderà il destino della Terra. Cell è fermo in piedi al centro del ring. Quel perfido mostro minaccia di distruggere l'intera umanità. Solo un uomo è in grado di tenergli testa. Il campione mondiale di arti marziali, Mr. Satan! Tipo... Oh, mamma mia, è sempre fatto tagliare Mr. Satan. Ha scoperto questo segreto. Ma allora... Ma allora Cell è un imbroglione. Chi è questo pagliaccio? Ecco, arriva la vera minaccia, Cell. Vegeta ha toccato fuori dal ring, squalificato. Mi sorprende che abbia il coraggio di farsi vedere di nuovo. Namba Jurok. Gli hanno messo il simbolo della capsula al posto del Red Ribbon. È solo un altro trucco, già lui trema. Ok. Questo è il centro del continente.
Mi pare che non ci sono stato qui. Ma con tutte le macchine che passano, ma non è vero. Ma non potevate cercare un altro posto? Ma perché fate queste cose? Yoppla!集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。おそろいでようこそ。全員揃おとんできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。 そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。 当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。 はあ、ドリアッ、うるさい。リングガイに落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。 ミスター・サタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつまだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃあ、オラからやらせてもらおうかな。 一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。Ottimo, si inizia finalmente. Vai. Vabbè, però se il porto inizia subito così, mi dispiace un po' la cosa, eh. Eh beh, scusa, ma te le vai cercando, eh. Te lo dico. Non ha fatto effetto perché mi sono scansato. Cioè, un po' ha funzionato, ma non come voleva lui. Comunque sia, se vado a distanza, poi fa gli attacchi. Ah, ok, me l'ha fatto bene. Perché appunto l'ho. Ho scansato. Aia, ce l'ho presa qui, eh. Bella. Ti è piaciuta la mela? Preso in pieno, come godo. Godo come un riccio. Oh, finalmente. Prima pure gliel'ho fatto, ma non faceva a seguire. Perfetto. Stordito. Molto bene, molto bene. Ah, ora
bella. Vai, doppia. Cavoli come godo. Questa ha fatto male, eh. L'ho sentita. No, pensavo di... Niente, errore mio. No. Sta fa male, eh. Devo ammetterlo. Sarola. Almeno così faccio un po' di danni. Aia, questa non l'ha fatto nulla. Dai. No, c'avevo carico. Ah, perché ho fatto il coso. Ok, ok. Poi mia che mi sono sbagliato. Andato, vai. Con una capocciata. Quanta esperienza. Wow. Direttamente al 47. Da 45 a 47. Oh, mo c'è quella bella, ragazzi. Mo c'è quella bella. Perché non prendi un senso, Goku? Così il nostro incontro sarà più interessante. Se diamo un senso a Goku e combattiamo anche noi, potremo sconfiggere Cell. Sta zitto, Trunks! Non sai cos'è l'orgoglio per un Saiyan? Veramente, Goku non preferirebbe morire. Sei tu quello che preferirebbe morire. Ma se continua così, verrà senz'altro sconfitto. Per quanto mi sforzi, non riesco a superare il livello di Kakarot. È davvero un genio. Ma nonostante ciò, le capacità di Cell sono superiori anche alle sue. Cosa dovremmo fare allora? Stiamo a vedere. Io voglio ancora divertirmi. No, non farlo subito. C'è quella scena bellissima dove fa la Kamehameha istantanea. E dai. Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Se nessuno è in grado di giocare a Cell Game, tutti gli umani moriranno. Hai ancora diversi avversari. Ti va bene se scelgo il prossimo che combatterà contro di te? Quindi ti arrendi sul serio? Il prossimo incontro probabilmente sarà anche l'ultimo. Se questa persona perdesse, nessun altro sarebbe in grado di batterti. Sono certo che questa persona ti sconfiggerà. Chi sarebbe questo invincibile guerriero di cui parli? Sto guardando te, Gohan. Tocca a te, Gohan. Nani? Cosa è drifto? Cosa ha detto? Sei pronto, Gohan? Vuoi che io affronti Cell? Non dire sciocchezze, Goku. Come puoi sconfiggerlo se non ce la fai nemmeno tu? Gohan nasconde una potenza che nessuno può immaginare. È incredibile. Ha iniziato a liberarla nella stanza dello spirito e del tempo. Ma forse è meglio chiederlo a lui. La battaglia fra me e Cell ti è sembrata così straordinaria da scoraggiarti? No, ma... non stavate combattendo sul serio, no? Non so, Cell. Non so, Cell, ma io combattevo alla massima potenza. Quindi ti è sembrato che io mi stessi trattenendo? Wow. Non volevi diventare uno studioso? Allora salva il mondo e realizza il tuo sogno. Va bene, ci provo. Dove fa? Già altra scelta.
E vabbè. Che devo fare? Sun Guan. Kisama ga aite to wa na. あの、おとなしいご飯か。あの牡蠣、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったことも、まんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのは、いささか言い過ぎだったようだな。 Vai, secondo round. Poi. Fa sempre quella, inizia con quella, certo, Cell. Vai. Becchiamolo così. Vabbè, lì stavo proprio in... Stavo con l'attacco lanciato, non potevo fare altrimenti. E vabbè, però. Allora. Buono, molto buono, molto buono. Fermato. Ok, perfetto. Ah, ecco perché. Ora mi ricordo. Sembrava strano. Ha già stordimento? Supama Senpo. Due. E tre. E se ce la faccio anche il quarto. Sì, preso. Buono, buono, buono. Perché Gon fa un sacco di danno. Cioè, un sacco, insomma, fa danno. E consuma pochi punti. Quindi è perfetto. Buono, questo spezza la guardia. Cioè, ragazzi, io non vorrei dire niente, ma lo sto torzando. Le ultime parole famose, eh. Perfetto, buono. Ah, però non ha fatto il coso. Ok, schivato, mi sembra. Niente, ok. Ok, gli ho fatto il culo. Davvero tanto, con Gohan. Questo stadio, con questo stadio di Gohan. Chissà sa. こいつは驚いた。 ことのほかタフじゃないか。 もうやめようよ。 僕は本当は戦いたくないんだ。 殺したくないんだよ。 たとえお前みたいにひどいやつでも。 何を言い出すかと思えば。 貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。 そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした、痛いだろう。怒れ、嫌だろう。このまま死ぬのは。 そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロ、ご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したご飯に期待するしかねえんだ。
孫、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖くれ。う、うん。うわあ。強情なやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。ん？お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。うん、今度は貴様たちの番だ。うん、なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちを、孫悟空たちを痛めつけてやれ。えらペッパ。気をつけろ。Sono fortissimi. Ci mancherebbe altro. Va bene, Cuggio. Questo video termina qui. È bello che loro ci aspettino e che Trunks e Vegeta fossero dall'altra parte. Ad ogni modo, Cuggio, questo video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!